tempo. Oh, quest'anno vorremmo fare una cosa un po' speciale per l'avvento. Vorremmo fare il calendario dell'avvento di Darepo con tutti i giochi anni 80, 90 e 2000. Qui Sta a posto, via. vedete tutto quello che ci può uscire, ma scopriamo cosa ci esce nel giorno di Di oggi. oggi, vai, effetti speciali. Oggi nel nostro calendario dell'oggetto. Che cos'è il calendario dell'oggetto adesso? È uscito Doraemon, e un bel... Aspetta, mettiamo gli ciuschi dentro. Almeno facciamo una cosa più reale. Allora, Doraemon, anche questo, vi sembrerà che l'altro giorno è uscito il film al cinema di Doraemon, però in Ma in realtà. realtà il manga di Doraemon è stato prodotto dal 1969 al 1996, la serie animata dal 1973. E poi è stata un'altra nel Scusa, 1979 ma e un'altra nel 2005. quanti ce ne sono di manga? No, tanti. Dal 69 al 96 avranno fatto, ci hanno costruito le case con i manga di Doraemon. E quindi Doraemon, come tutti sapete, è un gatto spaziale, lo dice anche la sigla, ma io non ho visto mai la prima puntata, però l'ho letto oggi un po' su Wikipedia. Allora, i personaggi sono Nobita, Esatto, Gian, che sarei io. Gian, che è, diciamo, il bambino un po' grosso che Un po' stuzzicasa pienotto, Nobita. no, che gli mena sempre, gli continua a menare a Poi c'è Nobita. Shizuka, che è una bambina molto carina e di cui Nobita è innamorato. Poi c'è Suneo, che è Che quello quello scemo, coi però con soldi. i soldi. E allora, come comincia questo cartone animato? Che Tutti c'è? hanno un amico scemo coi soldi. Siwashi, non so come si pronuncia, che è praticamente il pronipote di Nobita, che lui già conosce che fine ha fatto Nobita, cioè che non si è sposato una persona che non si voleva sposare, è fallito, è un po' così. Allora dice, mo gli mando un gatto robot, quando era giovane, indietro nel tempo quindi, e quindi lo faccio sorvegliare un po'. Questo gatto è appunto Doraemon. Sul nome Doraemon ci sta tutto da un discorso da fare, ma non ve lo farò adesso, lo potete vedere su Wikipedia. Perché non me lo farei? Io Ma non lo so il discorso. perché di là, diciamo, deriva A da parole tue, gira la deriva, parola la Doraemon come deriva da due una vocale. parole, che Ok, vuol già dire mi gatto sono. randagio, però mo io non ho studiato il giapponese, quindi non ti so dire quali sono gli ideogrammi, poi però c'è anche qualcosa che diciamo, riprende i suoi dolci preferiti che sono i Dorayaki, che dorayaki. io l'ho provato a fare a casa e mia madre è entrata e ha detto che è sta puzza? Perché ho dato fuoco alla cucina. Allora, Doraemon quindi è un gatto robot. Però erano buoni. Che cosa ha di particolare? Vasca, che si chiama Gattofone. Gattofone, no fone. Non c'è PH, ci Gattofone. sta la P. E poi che questa tasca è piena di ciuschi, in questo caso di un altro Doraemon. E questi ciuschi sono tutti marchingegni, diciamo, futuristici che in ogni puntata aiutano Nobita, però diciamo tutte le puntate hanno uno sfondo di insegnamento, oppure sono per la natura, per il rispetto degli altri, quindi Doraemon, diciamo, è diventato un'icona mondiale. Se questo peluche vi sembra un po' strano, sì, è un po' strano, perché questo non è, diciamo, gli ultimi peluche che sono un po' piccolini, non, questo ha un bel pelo corto, c'ha un collino tanto carino, e lo facevano in diverse espressioni. E al negozio dove l'ho comprato io, c'era rimasta solo l'espressione disperata, qui c'aveva due lacrime, c'aveva gli occhi così, piangeva, infatti questa. Però ho detto, ma perché mi devo tenere un Doraemon che piange? Cioè, allora gli ho rifatto gli occhi, gli ho tolto le lacrime e adesso sembra che ride, non proprio Mettiamo una parentesi. gioiosamente. Però, insomma, almeno ride. Questo peluche è veramente bello. Quelli che hanno fatto adesso, sinceramente, non mi piacciono. Perché c'è questo corpicino, guarda, guarda quanto è tenero. È tenero, senti quanto è morbido. Poi c'ha veramente una tasca. E naturalmente anche per Doraemon hanno fatto gli ovetti, in cui c'erano i Comunque personaggi Doraemon. sì, è un Peraemon. Un periodo che siamo andati sotto forte col Sì, ma Doraemon Doraemon. quando cominci a verti i cartoni te li vedi. A giro mi sono comprato anche un DVD di Doraemon. E Doraemon Il piaceva Peraemon. parecchio. E poi c'è un campanellino, lui naturalmente parla con gli altri gatti fanno miau, ma lui Sì, ma lui è risponde. innamorato di una Sì, gatta. è vero. Non mi ricordo come si Non chiama. ero io. Vabbè, ma adesso qualcuno lo saprà sicuramente, ce lo potrà dire nei Vero. commenti. Intanto ci stiamo ribellando di roba. Che vuol È che ci stiamo ribellando perché voi non vedete adesso intorno a noi, ma ci stiamo ribellando di roba.
ed io ancora il raffreddore. Chiuderò tutti i video con questa frase. L'aria può rivelare io. Con il raffreddore di mezzanotte. Vi dicono a domani.